Settima giornata del campionato di promozione Girone A allo stadio Gambino Nazario, è tutto pronto per la sfida tra Arenzano e Bragno. Quarta contro quinta, 13 e 12 punti che pesano come macigni in una classifica al vertice cortissima e ancora tutta da decidere. Si preannuncia grande spettacolo quindi, con i padroni di casa determinati a mantenere l'imbattibilità tra le mura amiche e gli ospiti decisi a non perdere il ritmo e a proseguire lungo l'onda verde di vittorie che li accompagna dal 23 settembre scorso. Prima mezz'ora di gioco macchinosa e priva di emozioni, davvero poco da raccontare quindi, se non il tentativo di Guerrieri che entra in area dalla sinistra disorientando Tasca e il suo diretto avversario sulla fascia. Il numero 10 riesce a portarsi al tiro ma non ad inquadrare lo specchio della porta. Dal minuto 35 sale però in cattedra Montalto, prima vestendo per ben due volte i panni di assistman, passaggio filtrante dalla destra per Piovesan che tenta la girata e 5 minuti più tardi palla che attraversa lo specchio della porta in cerca del tapin vincente e poi mettendo la firma sul gol del vantaggio locale. Tranchida sbaglia totalmente il tempo dell'uscita e il numero 7 non resta che osservare la sfera rotolare in porta prima di far esplodere l'esultanza. La formazione bianco-verde tenta di reagire sul finale affidandosi al piedino di Capitan Solari che dalla mattonella dei 25 metri impegna Pittaluga la parata d'autore. Si va a riposo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa quindi, ma grazie alle immagini e al montaggio di Daniele Orlandi passiamo alla ripresa. I ragazzi di Mister Ceppi stentano a trovare il bandolo della matassa e rischiano al settimo minuto quando Chierici riesce a prendere il tempo alla retroguardia e sfiorare di testa, provvidenziale l'intervento di un difensore che allontana. Bragno disorientato ma anche sprecone, prima con Laurenza che a tu per tu con Pittaluga si divora la rete del pari sprecando a lato. E poi con De Madre che sugli sviluppi di una punizione di Solari non riesce a sfruttare l'uscita a vuoto dell'estremo difensore in maglia arancio. Si abbassano i toni della partita e l'Arenzano è bravo ad amministrare e a tentare di pungere al momento giusto. Ci prova 10 minuti dallo scadere del tempo regolamentare quando Piovesan tenta l'incornata sul corner di Guerrieri. La potenza è quella giusta, la mira un po' meno, l'azione termina con un nulla di fatto e il capitano a terra con i crampi. Ancora pericolosi i locali al minuto 45, altro corner, altro colpo di testa, questa volta ad impattare la sfera è Casali e a salvare la situazione non è più la mira imprecisa ma l'ottimo posizionamento di un difensore avversario sulla linea di porta. Grande salvataggio ma il risultato non cambia, Arenzano batte Bragno 1-0. Vittoria fondamentale è quella di quest'oggi dell'Arenzano che riesce così a rimanere agganciato al gruppo delle prime della classe, niente da fare invece per il Bragno. Si prospetta peraltro una dura e intensa settimana di lavoro per Mister Ceppi che dovrà capire che cosa non ha funzionato quest'oggi.